Allora, siamo nel dopogara di questa partita veramente terminata con tante reti, ma soprattutto con due delle bomber, una che tra l'altro ha sfondato il tetto delle 50 reti. Giulia Aiello alla mia destra e alla mia sinistra. Invece abbiamo Paola Danella, triplette per entrambi, ma pesa tantissimo, soprattutto quella di Giulia Aiello. 50 reti, l'hai festeggiata in una maniera più dignitosa possibile. Beh, alla grande, ma mi sento di dire che se non fosse per la grande squadra che ho dietro non starei qui, e li ringrazio, il mister e tutti i tifosi che vengono sempre. Sono contenta e soddisfatta sia per la vittoria sia per le 50 reti. Resta umile comunque, nonostante le tante reti che ha dato tanto per questa squadra. Però Danella, il risultato, adesso al di là del risultato, una squadra che continua ad attaccare nonostante che poi arriva un cospicuo vantaggio alla fine del primo tempo, poi nel secondo tempo si riapre, in pochi minuti si va addirittura tre volte in gol. Sì, beh, la nostra non è una squadra che si arrende facilmente, anche di fronte a una vittoria che già dal primo tempo sembrava consolidata. E voglio solo aggiungere due parole per non scadere nelle ovvietà che spesso diciamo, quindi squadra avversaria forte, non forte. Io una parola la vorrei spendere per Giulia, perché veramente quest'anno sta facendo la differenza. Poi è una ragazza molto umile, poi negli spogliatoi si vanta, eh? Però è una ragazza molto umile che fa gruppo, è importante per noi, oltre a tutte le altre chiaramente, però oggi è il suo giorno, quindi credo che debba essere sottolineato. Rispetto all'anno scorso questa squadra continua veramente ad avere un attacco prolifico, ma c'è una cosa da sottolineare che forse poche volte ne abbiamo parlato, ha una difesa che è veramente difficile andare a sfondare questo muro. Sì, diciamo che secondo me a differenza dell'anno scorso siamo forse più squadra, abbiamo meno individualità, al di là di Giulia che sicuramente ha il suo peso nella squadra, però giochiamo tutte e quando l'allenatore ci fa girare giriamo bene o male in ogni ruolo, ovviamente chi più chi meno, e credo che questo serva moltissimo a creare delle sicurezze maggiori, soprattutto in fase difensiva, perché in fase offensiva per noi è un pochino più semplice, vista l'agilità dei giocatori. In fase difensiva ci vuole maggiore attenzione, secondo me, nel calcetto. Poi parla una che non sa difendere, quindi è vero, la difesa sicuramente è difficile da attaccare e da penetrare, quindi credo sia anche quello il nostro punto di forza. Ecco, un punto di forza in un campionato che tra l'altro quest'anno è molto più lungo, quindi ha un dispendio di energie maggiori. È molto più lungo e molto più difficile, molto più combattuto fra le squadre. Noi ci mettiamo il nostro e facciamo il possibile. Speriamo di classificarci meglio dell'anno scorso e bene per la ormai, Coppa. Ormai vi affrontano tutti, hanno sempre più temore di questo Anzio Lavinio. Sì, questo è vero, hanno timore, avremmo timore anche noi, fossimo il loro.